Il Comitato Provinciale e la Direzione Provinciale dell'INPS di Reggio Calabria, con il supporto del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ha presentato alla cittadinanza il rendiconto sociale provinciale dell'anno 2023. La presentazione del rendiconto non è solo un momento di condivisione, di informazione e conoscenza, ma rappresenta un'opportunità unica per rafforzare il dialogo e la collaborazione fra l'Istituto e i molteplici interlocutori presenti sul territorio, quali istituzioni, enti pubblici locali, organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, associazioni, enti di patronato e intermediari accreditati. Sì, sono momenti importanti, l'abbiamo avviato da poco, è la prima esperienza che facciamo a Reggio Calabria nelle province calabresi. Crediamo che sia importante, prima per render conto di come vanno le cose dal nostro punto di osservazione dell'Istituto, che è veramente molto importante, ma anche per ascoltare i bisogni dei territori, i problemi che ci sono, le cose che si possono fare meglio, ed è proprio la funzione del nostro consiglio quella di dare indirizzo all'Istituto tenendo conto di quelli che sono i bisogni dell'utenza, cioè dei cittadini e delle imprese. Quindi è un grande momento di informazione, ma anche di consultazione e di ascolto, che poi dovremo tradurre in opere come IMSS nazionale per migliorare sempre di più la nostra attività, consapevoli che la funzione dell'IMSS è una funzione fondamentale per il paese, per le famiglie e per le imprese, e siamo la garanzia della tenuta della coesione sociale per l'Italia. Ma è un punto d'arrivo e anche un punto di partenza, nel senso che noi rappresentiamo quello che è stato l'impatto dell'attività dell'Istituto sulla collettività interessata. Diamo dei dati che dimostrano, diciamo, come abbiamo cercato di rendere al meglio la nostra opera, ma partiamo da questa presentazione eventualmente per anche proiettarci sul futuro e provare a realizzare un qualcosa ancora di migliore negli anni a venire. Ecco, dei passi sono stati fatti, dei passi avanti sull'invalidità civile. Ma guardi, l'invalidità civile in questa regione è un po', se vogliamo, il fiore all'occhiello, in questa provincia in particolare. Noi lo scorso anno, è noto, abbiamo ricevuto il premio per l'eccellenza 2023 proprio in virtù di alcune attività particolari che abbiamo svolto nell'ambito degli accertamenti medico-legali in materia di invalidità civile. Sì, oggi presentiamo il rendiconto sociale per mostrare con forza alla collettività il livello di accountability raggiunto dalla Direzione Provinciale IMSS di Reggio Calabria. Un momento importante perché non è una mera esposizione di numeri e tabelle, ma vogliamo far comprendere come numeri e tabelle hanno un impatto in termini di bisogni della cittadinanza soddisfatti, in diritti di cui la gente ha potuto fruire, in benefici di cui le aziende sane del territorio hanno potuto fruire. È un momento importante in cui ci avviciniamo alla collettività, apriamo le porte dell'Istituto alla collettività affinché si conosca l'organizzazione non semplicemente del nostro Istituto, ma l'organizzazione complessiva della macchina del sistema Paese.